L'Indonesia è il più grande stato arcipelago del mondo, composto da 17.500 isole e abitato da circa 240 milioni di persone, che appartengono a ben 300 gruppi etnici diversi. Vi si parlano più di 500 dialetti. Si può quindi comprendere perché il motto dell'Indonesia sia "Uniti nella diversità". Il breve tratto di mare che separa le isole di Bali e Lombok traccia una linea immaginaria che passa tra il Borneo e Sulawesi e delimita il confine biologico tra l'Asia e l'Oceania. In passato l'arcipelago fu territorio di conquista da parte di colonizzatori portoghesi, spagnoli, inglesi. Fino agli olandesi vi hanno mantenuto il dominio per oltre 350 anni. La chiamavano le Indie Orientali Olandesi. Solo nel 1949 il paese ottenne l'indipendenza ed il movimento anticoloniale adottò il nome di Indonesia. Esistono ancora oggi vaste aree disabitate e selvagge. La densa giungla del Borneo, le foreste pluviali, i vulcani e le cascate, nomi come Giava, Sumatra, Sulawesi, Bali, evocano nel mio immaginario terre di avventure. Inoltre, la posizione strategica sulle rotte del commercio nell'estremo Oriente attirò da sempre mercanti provenienti da ogni luogo. Tutto questo già bastava per indurmi a progettare un viaggio in queste regioni. Se poi aggiungiamo che l'Indonesia è il quarto produttore mondiale di caffè, capirete che per me la meta è diventata irresistibile. Tra le tante isole vi parlerò di Bali. Siamo nell'isola di Bali. Seguitemi! L'entroterra di Bali presenta un susseguirsi di foreste tropicali, piantagioni di caffè ed enormi terrazzamenti di risaie color verde smeraldo. Alcune aree sono riconosciute dall'UNESCO come patrimonio dell'umanità. Il raccolto del riso sull'isola avviene 3 volte l'anno e quindi è facile trovare l'occasione di assistere alla raccolta, alla quale partecipa l'intero villaggio, con grande senso di collaborazione. La cordialità dei contadini ci coinvolge e ci permette quindi di assaporare l'atmosfera rurale del posto. Allora, assaggiamo questo piatto tradizionale balinese che è composto da spaghetti e che hanno o di la riso. pasta di riso, Spaghetti di riso, poi le verdure, verdure, le verdure, sì, poi magari mettono un po' i gamberetti, gamberetti, la carne, l'uovo, qualcosa, quello che
buttano tutto lì. Esatto. La salsa, un po' piccante. Sì. Con la salsa di soia. Con la salsa di soia. E poi questo qua, di, come si chiama? La curcuma, sì, okay. Per nettarizzare un po'. Esatto. Quando brucia, quando bisogna. Certo. E chi piace va bene, chi non piace. La cosa molto buona, eh. E quindi questo è come gli spaghetti vostri, diciamo. E noi chiamiamo mie goreng.